Ciao a tutti amici e benvenuti su questo mio nuovo video, in questo speciale 500 iscritti. Vi ringrazio vivamente perché solo grazie a voi se ho raggiunto i 500 iscritti. È un bellissimo traguardo che va ad aggiungere un altro tassello importante in questo percorso di YouTube che ho fatto. E sono veramente orgoglioso e felice di averlo raggiunto, questo bellissimo obiettivo. E adesso si va verso i 1000 iscritti, senza girarci troppo intorno. E questo è uno speciale molto particolare, perché innanzitutto è uno speciale molto lungo. E quindi posso capire che possa far paura. Ma quello che dovete sapere è che questo è uno speciale che dovrà essere innanzitutto più breve, ma non ho calcolato che solo la prima campagna di Geoff Mythology fosse lunga almeno più di 40 minuti. Quindi ho pensato, in video sarà lungo un'ora e mezza circa, ma sarà diviso in capitoli, così chiunque potrà vedersi o una campagna principale chiamata La caduta del Tridente, o un'espansione degli Atlantidei, oppure le altre due campagne. Sarà tutto diviso in capitoli, così potete vedere il pezzo che vi piace di più, ed è più che altro un video di racconta come archivio, in modo tale che ci sia un video su Age of Mythology che faccia vedere tutti i filmati cinematografici del gioco in italiano, perché ho notato che ci sono tantissimi video che fanno vedere queste cutscenes in inglese, ma mancano dei pezzi, non sono completi, sono vecchi questi video. Quindi io non solo li porto in italiano, ma riporterò pezzi di filmato che nessuno ha mostrato, perché molto semplicemente hanno utilizzato il cheat code che si chiama Channel Surfing, dove fanno vedere la prima parte del filmato e l'ultima, senza far vedere quelle interne. Io ho giocato tutte e quattro le campagne e vi farò vedere anche le cinematiche interne. Il video sarà diviso così: tutorial, quindi filmati rappresentativi delle civiltà, e la campagna tutorial, la campagna principale, la campagna degli Atlantidei, la campagna di Ydir e Brock e la campagna dei cinesi. Questi sono i capitoli con cui verrà suddiviso in video. Io vi ringrazio per questo grandissimo traguardo e spero che questo video vi piaccia. C'è parecchio lavoro dietro. E di nuovo, grazie, grazie, grazie. Vi devo ringraziare 500 volte, quindi grazie mille davvero. Godetevi in video. Age of Mythology è un gioco di eroi e mostri, poderosi eserciti ed epiche imprese. Scegli una civiltà e guidala attraverso le varie età, da un umile villaggio a potenti cittadelle protette dagli dèi. Fai crollare le mura di Troia. Sfida i giganti nelle lande ghiacciate di Midgard e affronta eserciti di anubiti nelle sabbie mobili egiziane. Per ricompensa, gli dèi potrebbero conferirti grandi poteri di trasformazione della terra in Age of Mythology. Giocando nei panni degli egiziani, occorre ricordare due cose. Innanzitutto, il faraone è una delle unità più importanti. Può essere incaricato di potenziare diverse costruzioni della città. Quando il faraone potenzia una costruzione già completata, essa addestrerà unità, svilupperà miglioramenti e raccoglierà risorse più velocemente. Il faraone può anche realizzare le fondamenta, il che rende più veloce la costruzione. In battaglia, il faraone è molto forte contro le unità mitiche. Hai solo un faraone, quindi dove lo utilizzi e quando ha molta importanza.
Gli egiziani ottengono il favore degli dèi costruendo monumenti. È possibile costruire 5 tipi di monumenti. Puoi costruirne solo uno per tipo. Costruendo nuovi monumenti, si ottiene il favore degli dèi più rapidamente. Tre cose vanno ricordate quando si gioca nei panni dei nordici. Invece di costruire granai o magazzini, i nordici portano le loro risorse in punti di deposito mobili, i carri di buoi. È possibile addestrare i carri di buoi fuori dal centro città e farli spostare quasi ovunque sulla mappa. Poi si differenziano per come ottengono il favore degli dèi. Invece di pregare gli dèi, i nordici ottengono il loro favore combattendo. Combattono per compiacere gli dèi. Ogni qualvolta un soldato nordico combatte, il favore degli dèi per te aumenterà. L'ultima differenza è che tutte le costruzioni nordiche sono realizzate o riparate da unità di fanteria. I raccoglitori possono solo costruire fattorie e raccogliere risorse. Ogni unità di fanteria nordica può costruire e riparare costruzioni. Quando si comandano gli Atlantidei, ci sono un paio di cose da ricordare. Anzitutto, l'addestramento dei loro cittadini è più lungo e costoso. Però raccolgono e costruiscono 3 volte più in fretta degli altri abitanti dei villaggi. E non hanno bisogno di punti di deposito per raccogliere risorse. Gli Atlantidei esplorano con gli oracoli. Gli oracoli hanno un campo visivo ridotto mentre si muovono, ma da fermi questo aumenta di molto. Se pagati, gli Atlantidei possono promuovere qualsiasi unità umana a eroe. Le unità trasformate in eroi sono un po' più efficienti in tutto, ma soprattutto nella lotta contro le unità mitiche nemiche. Per ottenere favore, gli Atlantidei devono controllare centri città. Più centri città controlla, più rapidamente il giocatore Atlantideo genera favore. A differenza di altre culture, gli Atlantidei possono costruire nuovi centri città fin dall'inizio del gioco. Now, 3 things to remember when playing the Chinese. First, you must build gardens to earn favor. Each garden you build increases your favor income. However, your gardens can also be used to generate other resources instead. The Chinese have 8 immortals at their disposal. These heroes utilize both ranged and melee attacks. They will use whichever weapon they deem most useful in a fight. But above all, they excel against mid-units. One of the most remarkable Chinese units is the monk. They can heal your wounded soldiers, but they can also convert enemy units to join your side. Anni fa, il dio Ade aprì 4 passaggi dall'oltretomba alla più buia foresta delle terre dei nordici. Strani attacchi dei non morti fanno pensare che questi passaggi siano pericolosamente vicini a un piccolo villaggio in cui sono cresciuta. Mi chiamo Regin Leif. Sono tornata alla mia terra e devo guidare il mio villaggio in battaglia per trovare e chiudere i passaggi da Erebus.
Oggi il tuo compito è semplice. L'eroe Arcanthos è salpato verso un'isola lontana dalla sua Atlantide, in cerca del Ciclope. L'uccisione di questo mostro mitologico recherà grande gloria ad Arcanthos e ai suoi cacciatori. Ma prima di affrontare la mitica creatura, dobbiamo imparare a marciare. Siamo tornati! Guardate! Navi di pirati! Forse sono i pirati di Camos. Presto torniamo al campo, gli prepareremo un'accoglienza che non dimenticheranno facilmente. Quello sembrava Teris. È passato molto tempo da quando l'hai spedito nell'oltretomba, Arcanthos. Le solite vecchie battaglie. Sì, vecchi nemici. Sono ancora qui. Hai vinto innumerevoli battaglie per Atlantide contro nemici che nessuno avrebbe mai osato sfidare. Fu molto tempo fa. Ora i nemici di Atlantide vivono solo nei miei sogni. I pirati di oggi sono poca cosa. Lo pensi davvero, Atlantideo? Atlantide ha ancora dei nemici e toccherà sempre a te affrontarli. Chiunque minacci la mia casa o la mia famiglia avrà presto un posto nei miei sogni. Questi nemici sono diversi dagli altri, Arcanthos. Non abbassare mai la guardia. Si profilano tempi bui e c'è bisogno di te. Arcanthos, destati. Ammiraglio, signore. Sì? Terra all'orizzonte. Presto saremo ad Atlantide. Perfetto. Sarà bello rivedere mio figlio Castore. Non puoi ignorare i presagi, Arcanthos. Poseidone è evidentemente contrariato. L'assedio a Troia va interrotto al più presto. Le truppe che inviamo giungeranno a battaglia ormai conclusa. E anche in caso contrario non potranno che mostrare il vessillo di Atlantide, il che non si addice a un ammiraglio. Faremmo onta ad Agamennone inviando un ufficiale inesperto. Egli lamenta sempre la nostra scarsa attenzione alle colonie greche. No, devi andarci tu. Ma cosa... Castore, rimani qui. Un altro messaggio di Poseidone, Arcanthos. Le sue creature aiutano i pirati. Padre, hanno rubato il tridente! Cosa? Rubato, durante la battaglia. Camos. Non c'è segnale più chiaro, Arcanthos. Stiamo perdendo il favore di Poseidone. Dobbiamo agire. Andrò a Troia come chiedi. Riporterò indietro quel tridente. Zeto! Carica le provviste a bordo e raduna gli uomini! Salpiamo! Posso venire? No, devi restare qui in caso tornassero i pirati. Non preoccuparti, questa volta tornerò presto. Forse questa missione era davvero necessaria per placare l'ira di Poseidone. Vele nere, ad abordo! E inoltre ci condurrà da Camos. Arcieri agli archi! Prepararsi a virare! Pagheranno il loro insulto a Poseidone e ad Atlantide. La prossima volta, Arcanthos, la tua fortuna cesserà e io guarderò la tua testa penzolare dall'albero maestro Atlantideo. Almeno uno dei figli di Poseidone sostiene ancora le sorti dei nostri nemici. Caricate il tridente a bordo! Lo rispediremo ad Atlantide immediatamente!
Arcanthos, per gli dei! Non mi aspettavo che Atlantide avrebbe spedito il suo miglior ammiraglio in mio aiuto. Ne sono onorato, re Agamennone. E chi c'è qui? Aiace, non pensavo ritrovarti ancora al mondo. Quei cani troiani sono ossi duri. Felice di rivederti. Chi hai urtato per essere mandato tanto lontano da casa? Beh, qualcuno doveva venire a mettere fine a tutto questo. Elena è prigioniera tra le loro mura e non siamo ancora riusciti a sfondare. Ma con te la nostra sorte cambierà. Sei giunto in tempo per l'assalto finale, Arcanthos. Fai sbarcare gli uomini. Potete accamparvi a est, ma state allerta. I troiani hanno degli uomini in avanscoperta. Quando sarete pronti, ci prepareremo all'assalto. Ecco Ulisse, il difensore di Atlantide inviato a combattere nel mio esercito. Unisciti a noi, Arcanthos. Certamente hai sentito parlare di Ulisse. E come non potrei? La tua fama ti precede. Come la tua? Sei pronto per l'assedio? Potresti consigliarci su come condurre l'attacco. Quale comandante in capo, ho già predisposto i piani d'attacco, Ulisse. Tu e Arcanthos andrete all'assalto delle porte con i vostri eserciti. Un buon inizio. E gli altri eserciti? Aiace e io terremo i nostri uomini di riserva. Quando sfonderete, Aiace e i suoi uomini romperanno e spazzeranno via i troiani. Quindi io entrerò e libererò Elena. Informati Aiace, la porta è abbattuta. Deve far presto. Signore, i troiani stanno attaccando il campo. Aiace si è arreso. Cosa? Ulisse, dobbiamo salvarli. Qui abbiamo riassunto il controllo, Aiace. Raduniamo gli uomini e attacchiamo Troia. Arcanthos, Aiace, Agamennone è stato attaccato. I troiani devono aver colpito Agamennone mentre combattevano qui. Ritira gli uomini, ritroviamoci al campo base a valutare la situazione. Maledetta Troia e maledetti i suoi abitanti. Hanno incendiato le nostre riserve di cibo e anche molte navi. Saremo fortunati se riusciremo a scappare. Scappare? Abbiamo appena battuto una delle porte. Dovremo insistere nell'attacco, non parlare di fuga. I troiani non aspetteranno di certo. Ci attaccheranno di nuovo da un momento all'altro. Non se pensano che ce ne siamo andati. Poseidone è il signore dei cavalli. Ad Atlantide un generale sconfitto rinuncia al suo cavallo. Un cavallo, certo. Enorme e di legno. Non capisco. Per combattere? Possiamo costruirlo velocemente senza dover ricominciare l'assedio. Arcanthos, avrò bisogno del vostro aiuto. Portate il cavallo in posizione, svelti! Agamennone, prendi navi e uomini e scompari. Arcanthos, Aiace e io entreremo nel cavallo. Al calar della notte tornate indietro e vi apriremo le porte dall'interno. Lieto che tu sia dalla mia parte, Ulisse. Tornerò quando sarà notte. Dove andiamo ora, Arcanthos? Torniamo ad Atlantide. Questa pausa nelle nostre cacce ai pirati ci voleva, ma devo tornare a casa. Pirati o no, dovrai far riparare le tue navi. Pensi che non raggiungeranno Atlantide? No. C'è un porto non lontano da qui, Loklos. Sono diretto lì, posso portartici e trovare qualcuno che ti aggiusti le navi. Egli s'aggira tra cime di alberi che sovrasta.
La sua voce tuona per il giardino e reca... Cosa c'è, Khemsit? Camus è tornato, signore. Ha perso il tridente. Dice che l'Atlantideo era diretto a Troia. La battaglia laggiù non durerà a lungo quando si sarà unito ai greci. L'assedio a Troia è già terminato. Zeus potrebbe ancora interferire. Dubiti di me, Khemsit? No, è andato tutto secondo le vostre previsioni. La fortezza, la galleria, Troia. Giganti e geni. Spiegamento di ali e occhi. La cui obbedienza squarcia il cielo. Mandatemi Camus. Voglio parlargli. Sì, generale. Non mi piace. Cos'è successo? Via di qui! Altri banditi! Banditi! No, vecchio stupido. Questo è il tuo esercito di ritorno da Troia. Zeus sia lodato. I soldati sono tornati. Sì. Cos'è successo qui? Partito l'esercito, i banditi hanno attaccato la città e preso dei nostri in ostaggio. Anche Chirone. Chi è Chirone? Egli intercede con gli dei. Disse che un eroe sarebbe giunto a salvarci. Ciò non tranquillizza i miei pensieri. Forse dovremmo trovarlo e chiedergli cosa sa di questo. Grazie per averci restituito la città. Di nulla, ma non abbiamo trovato gli altri prigionieri. I banditi erano guidati da un uomo di nome Khemsit, che ha condotto i prigionieri verso nord. I nostri carcerieri dicevano che li avrebbero messi a costruire qualcosa laggiù. Ayace, raduna le truppe. Prenderemo le provviste nelle navi e ciò che questa gente potrà offrirci. Ma questa non è Chirone? Ci siamo persi? Niente affatto. Tante volte ho percorso questa strada, ma non ho mai visto questa costruzione. È recente. Le incisioni nelle pietre sono fresche. Non sembra proprio l'opera di comuni banditi. Dove sono gli uomini di Loclos? All'interno, forse. Troviamoli. Esplorate la zona e scoprite se ci sono risorse disponibili. Accorrono purpurei dalle rosse nubi del mattino, dai templi in cui gialli gli dei serrano gli occhi in spregio. Vi avverto una volta sola. Basta con le chiacchiere, codardo! Fatti avanti! Atlantide non teme quelli come te! Invece dovrebbe. Io vi ho avvisati. Continua a seguirmi e non risparmierò né te, né la tua città, né tuo figlio. Una fortezza gigantesca in mezzo alla campagna che protegge un enorme fossato che conduce qui. Un ciclope che fa piovere fuoco su di noi. Comincio a pensare che non abbiamo a che fare con un bandito, Chirone. Ma dove siamo? Questa è Erebus, il regno di Ade. Siamo entrati nell'oltretomba. Cosa? Una porta. Cosa pensi che ci sia dietro? Non lo so. Ma se il nostro amico Ciclope la vuole aprire, credo sia meglio che resti chiusa. Dobbiamo distruggere quell'ariete. Chiama rinforzi, subito! Che strano. Ti credevo più intelligente. Invece hai ignorato il mio consiglio. Fortunatamente ci sono altre vie di accesso a Tartaro e questa può restare chiusa. Ci vorrà un secolo per scavare una galleria. Il Ciclope ha detto che ci sono altri accessi all'oltretomba. Ciò significa che ci sono altre uscite.
Ombre, i morti. Noi siamo estranei in questo regno, ma loro no. Possono indicarci come uscire da qui. Templi. Arcanthos, gli dei ti hanno assistito altre volte. Forse lo faranno ancora, se glielo chiedi. Bene, uno dei templi è dedicato a Poseidone. È inutile. Perché Poseidone non risponde? Forse è un altro il dio che ti assiste. Forse Zeus. Via tutti, svelti, via! Dobbiamo aver aperto il primo varco per Tartaro. E se tu non avessi ucciso l'Atlantideo quando è venuto a sottrarti il tridente, l'avremmo fatto noi. E se riuscisse a uscire dall'oltretomba? E anche se fosse, non riuscirebbe a radunare un esercito ed arrivare in Egitto prima che io liberi il vecchio. Non pensi agli dei egizi? Solo Osiride ci sarà contro. E Kemsit afferma di essere stato ricevuto da Set. Perfetto. E se Arcanthos non riesce a uscire da Erebus, non mi sfuggirà un'altra volta. Meglio che non accada. Poseidone vuole che i suoi figli tornino al potere. Nessun Atlantideo potrà fermarlo. E così non hai idea di dove siamo? Ammiraglio! Che cosa facciamo qui? Ci siamo persi. Siete sfortunati. Io sono Amarra. Prepara i tuoi uomini. Dobbiamo difendere questa zona. Difendere da cosa? L'acqua non è l'unico tesoro di quest'oasi. Vi è sepolta una reliquia e i miei nemici vogliono impossessarsene. Non è cosa che ci riguardi. Guardati intorno. Quei varchi sono gli unici accessi all'oasi. Se scappate da lì, non scamperete agli adoratori di Set. Scegliete voi. Potete morire lì o combattere qui con me. La spada del guardiano. Horus la brandì una volta per sconfiggere Set. Ora uno dei suoi seguaci, Kemsit, vuole impadronirsene. Kemsit? È un tuo nemico? Ha conquistato un tempio dedicato a Osiride qui vicino. C'è un guardiano al tempio, ma dorme. Se riportiamo la spada al guardiano, si sveglierà. Sembra che il favore degli dei ci arrida. La scatola contiene un dio? Un pezzo di un dio, Osiride. Set lo ha ucciso con l'inganno. Il suo corpo è stato fatto a pezzi e disperso tra le sabbie d'Egitto. Kemsit voleva distruggere per sempre questo pezzo. Se Osiride è morto, a che serve un pezzo del suo corpo? Non è facile uccidere un dio. Osiride è morto, ma non è morto. Se riusciamo a ricomporre il corpo, egli vivrà di nuovo. Tuttavia, se Kemsit riesce a distruggere anche un solo pezzo, tutto è perduto. Zitti là dietro! Siamo caduti in un'imboscata. Portate la reliquia di Osiride in città! Arcanthos e i suoi uomini hanno subito un'imboscata al passo. Dobbiamo salvarli, non c'è tempo. Prepariamo un esercito da inviare al passo prima che Kemsit scappi col pezzo di Osiride. La reliquia l'abbiamo. Cosa ha di speciale questo posto? È il centro del regno di Osiride. Quello è il suo palazzo. Ora devo portare il pezzo a Setna. Setna è già nostro ospite. E ora lo siete anche voi. Imprigionateli! Iside, ascolta la mia supplica. Sono stata tradita da un servo di Set.
Dammi la tua benedizione e potrò vendicarmi. Così, Setna, anche gli altri sacerdoti di Osiride sono catturati? Alcuni sono morti abbandonati nel deserto. Ma perché voleva uccidere Osiride? Davvero non lo sai? Ti nascondi sempre dietro qualcosa quando ti vedo, Ciclope. Mi hai ostacolato in Grecia. Sei fuggito dall'oltretomba e sei arrivato qui prima di me. È impossibile che abbia fatto tutto da solo. Ora saprò quali dei ti aiutano. Poseidone protegge tutti gli abitanti di Atlantide. Poseidone? Sei più stupido di quanto credessi. Vediamo se ti protegge adesso. Forse avrai meno voglia di combattere quando ti staccherò la testa. Mi dedicherò a voi a tempo debito. Abbiamo questioni più importanti di cui occuparci alla piramide di Osiride. Dobbiamo recuperare il pezzo di Osiride prima di andarcene. Presto. Gargarensis e Kemsit stanno per schierare le truppe. Abbiamo ancora qualche alleato qui. Non sono diventati tutti adoratori di Set. Sì, abbiamo amici da queste parti. Ci aiuteranno. I trasporti verranno a prenderci alla prigione. Dobbiamo tenere questa posizione finché non arrivano. Per ora qui siamo al sicuro. Domattina penseremo al da farsi. Sono contenta del tuo operato. Ora devo prepararti per il resto del viaggio. Zeus adesso è onnipotente, ma non lo è sempre stato. Secoli fa, i titani dominarono l'universo con Crono e l'umanità subì la loro severità. Castore! Zeus, Poseidone e Ade combatterono una grande guerra contro i titani. Crono e i titani furono imprigionati a Tartaro, la parte più remota del regno degli inferi. Zeus allora governò su tutti i cieli. Poseidone invidia il potere di suo fratello e lo vuole per sé. Crono ne è consapevole e tenta Poseidone con promesse di potere in cambio della libertà. Poseidone? No. Sì. Ci sono vari punti di accesso a Tartaro, ma Zeus li ha sigillati tutti con porte adamantine. Possono essere aperte solo da mani mortali. Gargarensis. La porta è ciò che abbiamo visto quando siamo entrati a Erebus in Grecia. Sì. Gargarensis crede che Poseidone e Crono lo renderanno immortale se aiuta i titani a tornare. Il tuo nemico è sull'altra sponda, padre. La flotta attende. Zeus non può interferire direttamente o provocherà una guerra contro tutti gli dei. Ecco perché sei qui. Bada, se Crono riesce a sfuggire, sarà questa la sorte di Atlantide e perderai tutti i tuoi cari. Arcanthos, tutto bene? Sì, solo un brutto sogno. Entra pure, è ora di organizzare il nostro attacco. Ho capito bene? La piramide di Osiride protegge un altro passaggio verso l'oltretomba? Sì, se riusciamo a ricomporre il corpo di Osiride, egli rivivrà. Abbiamo un pezzo. Ne restano altri 3 da trovare e portare qui. Dobbiamo dividerci. Amarra, tu, Chirone e io ci divideremo e recupereremo gli altri pezzi. Aiace, tu vieni con me. È quello il luogo? Sì, la fortezza di Kemsit. Il pezzo è all'interno. Gli uomini sono pronti? Sì, Amanra. Bene. Se Kemsit è là, dovete lasciarlo a me. Ho qualcosa che volevo darti dalla prima volta che sei riuscito a sfuggirmi al tempio, Kemsit. Far scorrere il tuo sangue nella sabbia sarebbe un piacere immenso, Amanra. Ma ora non ho tempo da perdere con te. Oh.
codardo! La tua ora verrà, Amanra. Presto. A nord di qui, sulla riva del fiume, cresce una grande tamerice. Nel suo tronco troveremo la testa di Osiride. Chirone, soldati in avvicinamento! Mi chiamo Njordsir. Stiamo inseguendo il monocolo. Siamo sulle sue tracce da Midgard. Il monocolo? Gargarensis? Il ciclope? Sì, ha riunito i giganti. Su a nord. Gran parte di Midgard è ora in rovina. Ci è stato chiesto di seguirlo nella speranza di scongiurare Ragnarok. Ragnarok? La fine del mondo. Avete visto il monocolo? È qui. Anche noi lo stiamo combattendo. Vi unirete a noi? Sì. Ayace, vele nere. Sono i pirati di Camos. Pensi che Camos sia qui? È qui. Gargarensis vorrebbe che Camos custodisse il pezzo personalmente. Allora sarà una giornata difficile per lui. Cosa dicevi prima? Appendere la mia testa sulla tua nave? La tua testa farà bella mostra su un albero, anche se non sarò io a legarcela! E dimmi, mi hai deluso di nuovo, Khemsit? Non potevo fare nulla, generale. Camos è morto. E tu stai per raggiungerlo! Puoi almeno consegnarmi l'esercito che mi hai promesso? Il passaggio verso il regno degli inferi sta per aprirsi. E sai bene che tipo di creature vi siano in agguato. Stanno viaggiando lungo la costa ora. Saranno qui a momenti. Proverò a raggiungerli per convincerli a fare più in fretta. Che devo fare? Continua a far scavare gli uomini. Se raggiungono l'oltretomba, prega di riuscire a respingere ciò che ne fuoriesce fino al mio ritorno. Gli esploratori hanno avvistato Amarra e Chirone. Hanno i pezzi di Osiride con loro. Che ne è di Arcanthos? Nessuna notizia, signore. Si sta facendo tardi. Avviamoci e speriamo che Arcanthos arrivi in tempo. Invia il segnale. Ecco il segnale. È quello che stavamo aspettando. Dobbiamo portare tutti i pezzi di Osiride vicino alla piramide. Solo allora risorgerà. Tutti i pezzi sono qui. Perché non succede nulla? Ci vuole un po'. Beh, cerca di accorciare i tempi. Mi fa piacere trovarvi tutti riuniti qui, appena in tempo. E sono felice che abbiate portato con voi i pezzi di Osiride. Ci credete ora? Non succede nulla. Il vostro dio è morto. Cosa? No! Sono venuto sulla Terra e ne ho preso possesso con le mie sole forze. Gargarensis è ancora vivo, forza! Troppo tardi. C'è un'altra porta, verso nord. È là che si sono diretti. Sì, nella mia patria. Trovaci una nave, Amarra.
quella nave appartiene a Ulisse. Sembra che Poseidone non sia stato benevolo nei suoi confronti. Portaci a fare un giro. Scenderemo a terra a cercare sue tracce. Se Ulisse è sbarcato qui, almeno ha mangiato bene. Aiace, aspetta. I maiali non sembrano. C'è qualcosa di strano. Pensavo di finire i miei giorni su quest'isola desolata. Mi avete salvato e vi sono debitore. Ma ora devo tornare a casa. Grazie, Arcanthos. Non ci devi nulla, amico. Possiamo prestarvi una nave per tornare a casa. Almeno Gargarensis ha lasciato un percorso chiaro. Questo è il passo che cercavamo. Midgard è al di là. Spero che faccia più caldo a Midgard. Il nord è pieno di cose aggrovigliate, parole e occhi dolenti. E morta è l'innocenza dell'ira e della sorpresa. Dobbiamo trovare un altro modo per passare. Ci stanno osservando. Dove? Aspettate qui. Cosa pensi, Itri? Non abbiamo più tempo! Che altro possiamo fare? Che pensi che vorranno? Cosa state facendo qui, omuncoli? Aiuto! Aiuto! Ci serve il vostro aiuto! Allora vieni allo scoperto e parla con noi. La nostra fucina è invasa dai giganti. Col vostro esercito possiamo scacciarli. Mi dispiace, ora non abbiamo tempo per aiutarvi. Aspetta, si arriva a Midgard dalla vostra fucina? Certo, la nostra fucina è nelle viscere delle montagne e si può raggiungere attraverso le miniere. Ci aiuterete allora? Se ci conducete a Midgard. Perfetto! L'ingresso della miniera è da questa parte! La fucina è di nuovo vostra. Penso di averne abbastanza dei giganti. Oh, a Midgard ci saranno tanti altri giganti. Venite, vi indicherò la strada. Molti di voi non sono nordici. Perché state andando a Midgard? Un nostro nemico è venuto qui. Sta cercando un accesso nel regno dell'Oltretomba. Dobbiamo fermarlo. L'Oltretomba? Niflheim? Beh, buona fortuna. Questa è Midgard. Dobbiamo tornare alla nostra fucina. Pensi che troveranno il passaggio per entrare a Niflheim? Chi altri dovremo seguire? Vieni, raccogliamo tutto in fretta. Prima l'incursione del clan dei biondi, ora questi giganti che scendono dalle colline. Zitto! Sta arrivando un altro gigante! Cosa ti ha trattenuto? Arcanthos ha impiegato più tempo del previsto ad arrivare al passo. Loki ha pensato alla nostra resistenza? Sì. C'è un dio che protegge questi popoli, ma Loki ha scoperto l'origine della sua forza, un martello, e lo ha distrutto. Senza di esso non ha alcun potere. Perfetto! Forse potrò fare a meno di ucciderti, Khamset. Andiamo. Venite, venite! Riscaldatevi vicino al fuoco del vecchio Skald. Hai visto un gigante con un solo occhio da queste parti, nonnino? Se cercate giganti, ne abbiamo a bizzeffe. Ragnarok, la battaglia finale, è vicina. Appena i nordici hanno iniziato a farsi guerra, i giganti sono venuti dalle colline per parteciparvi.
Potremmo convincere alcuni di questi nordici a smettere di combattersi e unirsi a noi. Ah, uccidono qualsiasi straniero appena l'avvistano. Ho il vessillo del mio villaggio. Se lo porti davanti a te, smetteranno di combattere e ascolteranno tutto quello che hai da dire. Ma nessuno di loro cambierà idea. Vale la pena provare. Il passo per arrivare ai clan è pieno di giganti, ma se mi proteggerete da loro, verrò con voi. Guarda, hanno smesso di combattere. Il vessillo funziona. Non credo ai miei occhi. Gli uomini di Falstag osano venire qui? Falstag si è divorato il mio bestiame e ha gettato la mia capanna nel fiume! Uccideteli! Uccideteli tutti! Ma cosa? Uomini! Difesa in prima linea! Lancieri, avanti! Arcieri, sparsi! Skuld, perché hanno... Tradimento! Porti il vessillo di Falstag, un gigante che saccheggia gli abitanti di questa regione. Per questo ti hanno attaccato. È un vecchio trucco, uno degli stratagemmi di Loki per mettere i nordici l'uno contro l'altro. E tu chi sei? È Regin Leif, servitrice di Odino. Sta cercando di fermare Ragnarok. È stata lei a chiederci di scovare Gargarensis. È vero. E ormai è vicino. Ci sono pochi altri clan nella prossima valle. Se sono ancora vivi, forse li convinceremo a unirsi a noi. Non abbiamo molto tempo. Allora andiamo. Puoi lasciare il vessillo qui. Da quanto è passato di qui l'esercito di Gargarensis? Da non molto, forse qualche giorno. Sono andati nelle montagne verso nord e hanno iniziato a costruire mura e fortezze. Quindi quello è l'ingresso dell'oltretomba. Ha già raggiunto la porta. Se apre quella porta, inizierà il vostro Ragnarok. Dobbiamo fermarlo. Non farti ingannare dalle apparenze. Il pozzo ci condurrà a Niflheim. Vai per primo, Chirone. Se cadi urlando come un dannato, noi restiamo qui. Quando avrete deciso chi andrà per primo, io starò già sul fondo ad aspettarvi. Quel suono sta diventando familiare. Gargarensis assedia già la porta! Che succede se le porte si aprono? Saremo coinvolti in Ragnarok. Crono non è un nemico che si può combattere con armi qualsiasi. La nostra unica possibilità è fermare Gargarensis prima che apra le porte e lo liberi. Ritiratevi verso il pozzo! Combatteremo lì! Chirone! Via! Arcanthos, dobbiamo andare. Non possiamo fare più nulla per lui.
Mettetevi tutti al riparo! Arriva qualcuno! Chirone era un grande guerriero. Non dimenticheremo il suo sacrificio. Cosa facciamo ora? Aspetta, cos'è questo? Tu? E come sei arrivato qui? Vi abbiamo seguito. Ma perché sei venuto con noi? Loki vuole ingannarci. Non possiamo fidarci degli stranieri in questa missione. Quale missione? Prima che Gargarensis venisse al nord, Loki raggirò Thor e distrusse il suo martello. E noi siamo stati incaricati di costruirne uno nuovo. Io devo ricavare l'impugnatura da un fittone. Itri ha la testa del martello. Dobbiamo quindi incontrarci. E se Thor ha il suo mantello, sigillerà la porta. Crono, finalmente sei libero. Sì, la mia ricompensa. Cosa? Te l'avevo detto, avremmo dovuto uccidere Arcanthos quando potevamo. Calmati, verme. Non tutto è perduto. Cosa? Com'è possibile che non sia tutto perduto? Tutte le porte sono chiuse. Abbiamo un piano, amico mio. Sì, sì. E a te spetta una parte molto importante. Cosa? Quale piano? Arcanthos! Oh, dove siamo? A Midgard. Le battaglie non sono ancora finite. E la porta? La porta è chiusa, ma non abbiamo fermato Gargarensis. Il suo esercito sta venendo da questa parte. Guarda! Verso est! Vi offriamo la possibilità di arrendervi. Se lo fate, vi promettiamo una morte rapida. In caso contrario, sarà lunga e dolorosa. Ci arrendiamo! Avvicinatevi un po'. E sia. Sono felice che tu abbia cambiato idea. Ero quasi a casa. Poi ho sognato la mia città in rovina e Atena mi ha parlato. Conosco il sogno. Come hai fatto a trovarci? Quel ruggito orribile e quel lampo di luce sono stati d'aiuto. Era questa la fine del sogno. E ora non ci resta che trovare qualche nave. La casa ci aspetta. Bella idea. Aiace. Sei sicuro di non volerlo riportare ad Atlantide per metterlo in prigione? No. Non metterà mai piede nella mia patria. Questo è per Chirone. Quanto manca? Pochissimo. Approderemo prima del tramonto. Tirate fuori la testa di Gargarensis! Legatela alla prua! Sì, signore. Che scherzo è questo? Quella è la testa di Khemsit. Arcanthos! Atlantide. Arcanthos, un ciclope è entrato nel Grande Tempio. Ora capisci perché Poseidone voleva che partecipassi alla guerra di Troia? L'ultima porta è qui. Cosa? Crono,
Vecchio diavolo, dammi quanto mi spetta! Prendi lì e vattene! Non andremo da nessuna parte senza di te. Fa come ti chiedo, ti prego! Portali fuori di qui! Assicuratevi che gli altri salgano a bordo! Io mi occupo di Gargarensis! La città è perduta. Solo gli edifici. Abbiamo salvato gli abitanti. Che ne è di Arcanthos? Arcanthos, svegliati. Si ricostruisce, Sciocchi. Fingono di essere salvi. Credono che basti chiudere qualche portale e dimenticano che io sono ancora qui. Dimenticare è nella loro natura. Perfino i loro dei sono distratti. Zeus ha dimenticato tutti quelli che ha rinchiuso nel Tartaro. Fate ciò che ho detto. Aprite la strada ai titani. Che? Non possiamo restare qui. Non ci sono abbastanza alberi per costruire ripari o fuochi contro il freddo. Le messi non crescono qui. E i selvaggi qui intorno si fanno più audaci. Gli dei ci hanno abbandonati. Era meglio affondare con Atlantide che venire qui. Dobbiamo spostarci. Che succede qui? Zenone, quante volte ti ho detto di non fomentare dissensi? Tranquillo, sergente. Ha ragione. Dobbiamo spostarci. Come, Krios? Non abbiamo navi e non si è visto un posto migliore nei dintorni. Gli dei mi hanno mostrato in sogno un tempio abbandonato. Mi hanno detto che è la chiave per andarcene da qui. Dobbiamo trovarlo. Sembrano Atlantidei? Guardate! Hai veramente il favore degli dei, Krios, se ti hanno condotto a un luogo così. Gli dei hanno aiutato Atlantide, ma non gli dei dell'Olimpo. Cosa? Guardate, il simbolo sul passaggio che ci ha portati qui è il segno del titano Urano. Vicino al nostro insediamento c'è un suo tempio e accanto uno di Crono. I segni sono chiari, sono questi gli dei che ci hanno portato qui. I loro templi sono in rovina, dobbiamo ripararli in segno di gratitudine. È proibito! Krios ha ragione. È Castore, figlio di Arcanthos. Cosa ha fatto per noi Zeus laggiù? Almeno Urano ci ha portati qui. Se ci assiste, meglio offrire preghiere a lui che non avere un protettore. Guarda, entrano nel tempio di Urano. Dobbiamo fermarli al più presto. Riconquistiamo questi templi e ricostruiamo Atlantide.
Gli ultimi stanno scappando! Krios, erano greci. Perché ci hanno attaccati? In ogni caso è un oltraggio. Raccogli le truppe, Castore. Non possiamo iniziare una guerra adesso. Prenderò alcuni uomini e inseguirò i greci. Ma voglio sapere perché un antico alleato improvvisamente ci attacca senza alcuna provocazione. Via, fate passare il generale. Tu, di al generale quello che hai detto a me. Gli Atlantidei, signore, hanno invaso l'isola. Cosa? Stavano costruendo un tempio a Urano. Hanno attaccato la colonia. Non ci credo. Eppure è vero. Ci hanno inseguiti per mare. Presto saranno qui. Gli Atlantidei sono impazziti. Mandalo a dire ai nostri alleati. Chiedigli di mandare aiuti. Sì, signore. Poi chiama a raccolta i nostri uomini per preparare la difesa. Se Atlantide vuole la guerra, l'avrà. Sono ferito! Soldati, a me! Oh! Ancora un tradimento. I nordici e gli egiziani insorgono con questi greci. Dimenticano chi siamo? Sono troppi. Non possiamo combatterli qui. Lascerai che la passino liscia? Non ho detto questo. Ho solo detto che sono troppi per combatterli qui. Venire qui è stata un'ottima idea, signore. I nordici non si aspettano un attacco in patria. Appunto. Gli esploratori hanno visto pochi soldati nordici, ma il terreno è difficile e pieno di rupi. Potrebbero essere nascosti. È qui che hanno costruito i templi. Ci saranno certo dei soldati. Distruggiamo il tempio di Odino. Manderemo un messaggio ai nordici. Abbiamo notizie dei rinforzi che abbiamo inviato ai greci? Sì, mia regina. Sono arrivati e stanno difendendo Sikios. Dicono che l'esercito atlantideo è fuori dalla città, ma non attacca. Regina Marra! Arcanthos! Vengo ad avvisarti. Stai per essere attaccata dagli Atlantidei. Le nostre truppe li hanno conosciuti in Grecia. Non in Grecia, qui. Il vostro esercito è lontano a difendere i greci. E gli Atlantidei hanno deciso di attaccarvi dove ora siete indifesi, in patria. Dobbiamo prepararci. Gli Atlantidei vogliono punirvi per averli affrontati. Cercheranno di impadronirsi delle quattro reliquie conservate in queste terre. Fermateli. Non abbiamo molto tempo. Gli Atlantidei arriveranno tra poco. Arcanthos! Hanno catturato le reliquie. Sì. Prendi le poche truppe che hai e vai in Grecia. Non posso abbandonare la mia gente proprio adesso, Arcanthos. Amarra, le truppe di Atlantide sono comandate da mio figlio. Castore? E perché Castore ci attacca? È stato ingannato. Devi trovarlo. Ha comandato una spedizione simile contro le terre dei nordici e ora sta tornando in Grecia con le sue navi. Cercalo lì. Che tempismo, Castor. Le truppe mandate a punire gli egiziani sono appena tornate. E i greci di Sikios? Il tuo trucco ha funzionato. Nordici ed egiziani hanno lasciato la città 2 giorni fa. Devono aver saputo degli attacchi alle loro terre indifese. Bene. Ora la città non dovrebbe essere un problema. Un'altra cosa, Castor. Gli esploratori hanno trovato un altro dei passaggi di Urano qui vicino. Crediamo che porti al di là delle truppe greche. Ti piacerebbe comandare le forze che lo useranno per attaccare? Certo, cominciamo. Dove siamo? Anche Krios può sbagliarsi. Questo passaggio ci ha portati al Monte Olimpo. Capitano, non possiamo tornare da dove siamo venuti. Non posso crederci. Siamo sul Monte Olimpo. Come ha fatto Krios a sbagliarsi così?
Dobbiamo aprirci la strada fino alla vetta del Monte Olimpo. Non abbiamo scelta. Cosa succede? Qualcosa non quadra. Un passaggio all'Olimpo, presto! È la nostra via di fuga. Zitti, là dietro! Amarra? Cosa ci fai qui? Cerchiamo Castore. Anche noi. Quando lo trovo gli stacco la testa. No, non è il nostro nemico. È stato ingannato. Dobbiamo trovarlo. Cos'è stato? Degli dei dell'Olimpo teneva imprigionati i titani. Per fortuna tu sei andato a distruggere i loro templi e uccidere i seguaci. Ora gli dei dell'Olimpo non possono più trattenerli. Perché l'hai fatto? Oh, non sono stato io. Sei stato tu. Eccolo! Castore ci ha traditi tutti. Uccidiamolo! Cosa ho fatto? È un po' tardi adesso. Krios controlla molti dei soldati di Atlantide. Affrontarli assieme al titano con queste poche forze sarà difficile. Ci sono altri titani da combattere. Arcanthos! Padre, non sapevo. Volevo solo fare il bene di Atlantide. Ormai non importa, figlio mio. Ora devi combattere questi titani. Combatterli? Come possiamo? Questi sono i titani minori. Sono stati inviati per distruggere i templi e i seguaci degli dei dell'Olimpo, per indebolirli. Se hanno successo, i titani maggiori emergeranno. Allora c'è un titano in Egitto. Ora? Sì, e uno nelle terre dei nordici. Troverai alleati in quelle terre. Prima andiamo in Egitto. Cosa fanno? È un sacerdote di Osiride. Sta risvegliando un guardiano. Un guardiano? Per combattere il titano? Sì, dobbiamo difenderlo finché non avrà finito. Alcuni qui sono passati dalla parte di Krios. Mi sarebbe piaciuto poter portare con noi il guardiano. Non credo che ci serva il guardiano. Questo titano sembra più debole. Questo non è un titano. È vero, il titano è laggiù. Sono Re Volstagg. Re Volstagg? Stai lottando contro il titano? Sì, ho solo dovuto radunare un po' di uomini. Credo che potranno rallentarlo un po'. Penso che dovremmo collaborare. Krios e gli Atlantidei sono andati via, finalmente. Sì, e anche il resto della città. Perché le piante crescono solo qui? È opera di Gaia. Gaia? La debolezza degli dei dell'Olimpo ha reso più potenti i titani.
Tutti i titani. Gaia è una di loro. La differenza degli altri non è una forza distruttiva. Ci può aiutare? Lo sta già facendo. Usate il suo potere qui per risanare la Terra. Ve la siete cavata bene. Ma il servo di Crono è ancora libero. E ha ai suoi ordini l'esercito degli Atlantidei. Dov'è? La colonia Atlantidea. Sì, devi distruggerlo per porre fine a tutto questo. Non sarà difficile rispetto allo scontro con i titani. Castore, solo tu puoi fermarlo, figlio mio. Dove sono tutti? Nascosti da Krios. Avanti, e occhi aperti. Non vedo Krios. Solo queste strane statue. Cosa sono? Non lo so. Non c'erano l'ultima volta che sono stato qui. Un agguato! Krios, queste diavolerie distruggeranno gli Atlantidei. Dobbiamo salvarli. Dobbiamo. Dove siamo? Questa è la vecchia Atlantide. Sì, sciocco, ma è anche il luogo in cui Crono farà i suoi primi passi fuori dal Tartaro. Gaia è qui. È così che vinceremo. Crono è il conquistatore di tutti gli dei minori. Crono è venuto sulla Terra. Cerca di fuggire. Non credo proprio. Finalmente è finita. È fatta solo in parte, Castore. Ora gli Atlantidei sono senza guida. Hanno bisogno di qualcuno che li protegga, che li aiuti a ricostruire. Il bastone di Atlantide. Evviva il figlio di Arcantos! Sia gloria a Castore! State bene. Addio, amici. Ci rivedremo presto. Sappiate che sono ancora al vostro fianco. Bene, non c'è tempo da perdere. Al lavoro! Many years ago, a proud dwarf named Brock was the greatest blacksmith in Midgard, or so he thought, until one day when a strange old man came to visit. No one denies that you're a fine smith, friend Brock, but I've heard Thor favors your young brother now, Eitri. He's just a pup. Of course, Eitri's no match for you,
But even now, he travels to the forge beneath the mountains. He plans to craft a mighty metallic beast for the god Freyr. A metallic boar? That was my idea! Eitri could never dream up such a thing on his own. We were going to build that together. Pack up the camp. We're going to the forge. Meanwhile, in Eitri's village, beyond the mountains... Your brother Brock is traveling to the forge beneath the mountains. He plans to build a great metallic beast. A gift for the god Freyr. No! The golden boar? We've been planning to build it for years. How dare he forge it without me? I'm sure he'll give you proper credit when he offers it to Freyr. Besides, isn't he the eldest? It's right that he speaks for your family. No, it's best that you stay home and defend your village against raiders. Stay home? And let Brock steal all the glory? No, no, no. He's nothing without me. The old man was right. Eitri's already here. Get to the forge. That youngster won't beat me. Brock! How dare you steal my idea? Your idea? That's ridiculous! Why, I... Skuld! What are you doing here? Thank you for building this boar for me, little friends. You have been quite... predictable. Eitri, brother, this was all the work of Loki. He fooled us into fighting each other. He's stolen Freyr's gift! Got to get that boar back. We have entered Loki's mountains, Brother Eitri. We must be cautious. There it is! The great golden boar! Loki's minions may defend it, but it belongs to Freyr. Come, we'll raise an army and fight to take the beast back. And so Brock and Eitri recovered their magnificent beast and offered it to Freyr, who was quite pleased with the brothers' invention. Loki, the trickster, was beaten. Years later, the dwarves would cross his path again. But that's a tale for another day. Generals, welcome.
General Zhao Long greets his majesty. But what would you have us do, Father? Something odd is going on in my empire. Strange forces are bringing misfortune to our citizens. I have seen nothing like this before. And you want us to look into it? Yes, my son. By imperial decree, I send you and Zhao Long, my best general, to investigate the roots of this unknown evil. Very well. Yes, my emperor. Greetings, strangers. What is your business in this plagued land? We are sent by Emperor Yao to oversee the efforts to be made against the Great Flood. I am Shun. I have been placed in charge of the dam construction. We need all the support we can get to prevent this cataclysm. This thing is a war salamander from the underworld. That must mean that yin and yang are no longer in balance. You should travel to the west and seek the help of Wise Man Z. He will know what to do. Allow me to come with you to do my duty to the Emperor. Very well. Gather your provisions. We move north at first light. The clans in the area are hostile to us. We will have to fight our way through. A mountain fortress is blocking the way. We will need siege weapons to destroy it. Let us not waste time then. The mountain base has been destroyed. Ji's temple must be near. Look! There! Up in the sky! The temple! It has been completely destroyed! I hope that Ji has made it out alive. We need to find him. It appears that there are more holes in this area. I count 7 in total. Wait, what is this monk up to? This ritual must be what caused that explosion earlier. We must stop this monk before he completes all 7 rituals. Make haste! Stop right there! Explain yourself. What are these rituals for? Oh, dear soldiers! Please do not harm old Z here. I was merely following Dunsu's orders. These holes were made by Dirong, the Earth Dragon. Dirong will serve whomever completes these rituals. Please, spare me! Dunsu forced me to do this. So you are Z. Fear not. We have been searching for you. We can protect you from Danju, but we also need your help. Are you willing to lend us a hand? Of course, most generous soldier. This is the last hole for which a ritual is required to summon Dirong. Danju's forces have followed us into the canyon. We are surrounded. Could we summon Dilong to aid us? I will need some time to complete the ritual. Dirong is here! You are under attack. I will stop them for you. Sta distruggendo tutto! Dilong, do you know the way to the underworld? I know the path to what you seek. I will guide you. We have found it at last! The entrance to the underworld! Sir, we have urgent news. Please come quickly.
What? Not let this stop us. Prepare for battle. Sir, we have lost too many men. We cannot continue fighting. Enough. You have won this match, John. But I will be back. The victory is ours. Who dares to enter DU? What do you seek? We are here to stop the chaos that is setting the monsters of DU loose upon China. The chaos also brings unsuspecting victims here for me to torture. You will find no aid here, mortal. We will be just another soul to be tortured. You, how dare you destroy these layers of DU? This could have been prevented if you had helped us. The chaos curses me with this army, just as the creatures of DU smite the earth. The chaos cannot be stopped here, mortal. DU is affected just as much as Earth. You must travel to the northern swamps and summon Mangu. Only then can Yin and Yang be restored. Where are we? We have arrived at the East Sea. It seems that the people here have not been spared from the chaos either. This is clearly the work of dragons. Their king, Ao Guang, does not seem to be capable of controlling them anymore. We should help the people here to rebuild. We cannot make it to the altar of Pangu alone. King Alpha, what is happening here? My dragons succumbed to the forces of chaos and went rogue. I must thank you for your help here in bringing them back under my control. This is simply a microcosm of the chaos affecting all of China, Ao Guang. Do you know how to reach Pangu? As it happens, my scholars have a map to guide you through the jungle to the south. I believe Pangu is on the other side. Thank you, Ao Guang. We must prepare our troops. I have heard legends of the birds ruling the south. I do not recognize this jungle. How will we ever find Pangu? I am loath to admit it, but we are lost. What was that? I am the mighty Vermilion Bird. I have lost control of my brethren in this jungle. Free them, and I shall show you the way to Pangu. We should get started as soon as possible. You have done me a great service, and I am in your debt. You will reach Pangu by following the constellation of Miaohui. And when you get there, Zhao Long, I will be waiting with my army. At last! The altar of Pangu! Stay sharp, man. The forces of evil won't let us summon Pangu without a fight. It looks like our friend Danjin wishes to get rid of us. You have been a nuisance for far too long. Prepare to meet your end. We have to reach the top of the hill as fast as possible. Another wave is coming. This is our last line of defense.
the balance of yin and yang to this world. Favorable report when I return you to the Emperor.